L'Expo, dopo l'accordo sui terreni, intesa fra Comune di Milano e Regione, ma non con la provincia e con i Cabassi. Accordo politico tra Comune e Regione per portare a casa i terreni di Ropero per l'Expo, la Newco si fa, ma c'è qualche uscita di scena. Quella della provincia, che dice a chiare lettere che non è intenzionata a partecipare all'operazione dell'acquisizione, e quella degli immobiliaristi Cabassi, ai quali viene chiesto di vendere la propria parte, 400.000 metri quadrati, per 40 milioni. Sarà una coincidenza, ma proprio nei giorni precedenti all'accordo sui giornali è venuta alla ribalta la storia degli intrecci societari tra il presidente della provincia, Guido Podestà, e i Cabassi, e non è un segreto che proprio Podestà, insieme alla Moratti, abbia sempre preferito la strada del comodato d'uso sulle aree, quella che per i Cabassi sarebbe stata più vantaggiosa. Un'uscita di scena che ha qualcosa a che vedere con un ipotizzato conflitto di interessi? Non c'è sospetto, non c'è ombra. Diciamo da sempre che chiederci di mettere risorse che non abbiamo, la prego, guardi il nostro bilancio, che si debba andare a fare un'operazione di tipo immobiliare, non lo trovo francamente qualcosa che è coerente rispetto alle nostre risorse. Anche i Cabassi potrebbero uscire dalla Newco, ma per farlo chiedono un prezzo che sia più alto dei 40-47 milioni proposti. Nel luglio scorso per loro sul piatto c'erano 80 milioni. La partita delle cifre per strappare un sì si gioca in queste ore. Sabato una giunta straordinaria in comune per suggellare l'accordo, mentre il PD definisce l'intera vicenda imbarazzante, chiede spiegazioni, non smette di vedere nell'operazione il rischio di una grande speculazione immobiliare.